L'Erasmus dove? A Madrid. Sono stata 9 mesi in Estonia, a Tallinn. Io sono stato in un paesino di nome Bayreuth, in Germania, in Baviera. Come meta ho scelto la Romania. Prima di partire, cos'era per te l'Europa e cos'è adesso l'Europa dopo questa esperienza Erasmus? L'Europa era qualcosa prima di, sì, diciamo, lontano, distante. Adesso è come, è casa. Vedere davvero che cos'è l'Europa, cosa ti dà l'opportunità di fare, di vivere e studiare in un paese che non è il tuo, fornendoti tutti gli strumenti adatti, è veramente fantastico. Loro sono solo alcuni degli studenti che, partiti dall'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, hanno beneficiato della mobilità internazionale per studio contemplata dal progetto Erasmus, che dal 1987, anno della sua attuazione, ha consentito a circa 10 milioni di studenti in tutta Europa di ampliare i confini dei propri orizzonti culturali. Per celebrare i traguardi raggiunti in questi 22 anni, anche l'Ateneo d'Annunziano ha aderito all'Erasmus Day 2019, evento che si è svolto presso l'auditorium del Rettorato del Campus Teatino per evidenziare il valore aggiunto di questo importante percorso formativo, come ribadito anche da Sergio Caputi, magnifico rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. È un progetto di globalizzazione culturale. I ragazzi nostri che vanno fuori, fanno dei periodi all'estero e poi rientrano, hanno veramente, li trovo arricchiti di un'esperienza molto più forte che rimanere in sede sempre. Maria Concetta Costantini, delegata all'Erasmus e alla mobilità internazionale per l'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara. Erasmus è anche un modo per comunicare l'Europa? Sicuramente è un modo per comunicare l'Europa. Sappiamo che viviamo in tempi un po' difficili in cui il concetto di Europa viene messo in discussione, quindi l'Erasmus invece può servire per andare in controtendenza, quindi per riaffermare il nostro sentirci cittadini europei e addirittura cittadini del mondo. Ho imparato un altro modo di viaggiare, non è più turistico, ma è più di conoscenza, di cultura, si entra in contatto con mille culture diverse, mille situazioni diverse. La cosa che mi ha colpito davvero è stata comunque di essere in un gruppo di persone, di studenti internazionali da tutta Europa e anche di più. Esci fuori da quello che è il tuo paese e che per te è sempre stato il tuo paese, ma ti rendi conto che l'Europa è un grande paese, quindi veramente sconfigge ogni tipo di limite. Diciamo che forse adesso neanche l'Europa mi basta più.